Ciao a tutti e a tutte. Vabbè, ciao a tutti, come state? No, veramente, non si può. Vabbè, avevo già fatto l'intro, ma dato che durerà tanto, devo rifarlo come video, ma allora praticamente volevo farvi è il video della mia collezione di CD, questo qui, e come potete vedere io ho deciso di metterli in questa scatola. Questo qui è un fermalibri che è dentro perché non riempiono tutta la scatola, quindi stanno più fermi, non cadono. Però quando devo decidere le tolgo. Le bustine sono di quelle fatte in questo modo, con i due buchi qua sopra per metterli tipo nel raccoglitore, e hanno una tasca davanti e una tasca dietro, doppia tasca. E ho scoperto che per il mio utilizzo sono più comode in questo modo rispetto a quelle trasparenti, diciamo, sì, le buste trasparenti classiche dove si mettono dentro i CD, oppure tipo quelle di carta dei libri nei libri di testo quando mettono i CD, quelli, ecco, secondo me sono più comodi questi qua. E ho Adele 25, starà forse un po' monotono come. Però non vi sto a dire i titoli perché non me li ricordo neanche io, quindi questo è Alessandra Amoroso, Vivere a colori. Alicia Keys, Yes, I Am. Poi ho, ecco, vedete, se li mettete invece uno davanti e uno dietro, queste sono The Real Aretha Franklin 1, 2. E in questo ho messo solo il 3 perché volevo mettere solo il 3. Non mi. Cioè, quelle che ho più di. Cioè, le raccolte di CD, appunto, preferisco metterle da soli. Poi ho My Everything di Ariana Grande. Ah, ci tengo a precisare che, appunto, sono tutti, come potete vedere, CD ufficiali, non sono masterizzati così. Semplicemente li metto in questo modo per evitare, cioè, di occupare tutto lo spazio che occuperebbero. Con i DVD preferirei non farlo perché sinceramente mi piace come stanno lì, e poi con i DVD mi servono molte più informazioni, dovrei fare stampare tutti i bigliettini, è un casino, mi viene a costare troppo. Con i CD no. Arisa, sincerità, purtroppo di Arisa ho solo il primo, vorrei recuperarli tutti. Vabbè, praticamente di tutte le cantanti che ho vorrei recuperare. Di alcune. Tutta la, sì, la bibliografia, la discografia è un po' difficile perché hanno fatto tipo 20-30 album, però di altre che ne hanno fatte 5-6 mi piacerebbe recuperare tutte. Avril Lavigne, Goodbye Lullaby. Poi abbiamo la mia mitica Beyoncé, Beyoncé Dangerous in Love. Adoro, mi piacciono troppo come stanno, sono troppo contento, scusatemi. Beyoncé, I Am, Sasha Fierce. Questo è quello normale. Di pochi CD ho tipo la versione della Axl estesa, proprio quasi di nessuno. Beyoncé, Four. Carly Rae Jepsen, Kiss. The Color of My Love di Celine Dion. Anche Celine Dion, tipo Celine Dion è una di quelle che ha talmente tanti album che è un po' difficile averli tutti, no? Let's Talk About Love, perché Celine Dion ha gli album sia in inglese e altri che sono in francese. Io principalmente ne ho solo uno in francese, purtroppo. Celine Dion, New Days Has Come, perché mi piace molto come canta in francese Celine Dion. Infatti vorrei Paris sans attendre, una roba del genere. E The Essential Celine Dion. Qua abbiamo il primo disco 1. E in quest'altra bustina abbiamo il disco 2. Poi qui ho Celine Dion Encore un sorriso. Ah no, Encore un soir, scusatemi.
Non c'è il libretto perché è troppo spesso. Quelli che non vedete il libretto perché è troppo spesso non ci stava dentro, oppure in alcuni casi, tipo quelli di Aretha Franklin, non c'era il libretto, quindi ok. Sherloid, Styx, Plaston, Stone, o Styx and Tones, non so come preferite il tema. Questa qua mi dice che la sua carriera è finita perché praticamente questo qua, che è l'ultimo che ha fatto, sarà il 2014, quindi boh. Sherloid è Sorry I'm Late, molto bello, molto carino. Come CD ve lo consiglio. Se ce l'hai perché vi consiglio, cioè nel senso, non sono tanto, a differenza dei libri che li prendo in base alla trama, vabbè, anche le cantanti, tipo se mi ispirano lo prendo, però. Che abbiamo Here We Go Again di Demi Lovato, scusate se vedete perfettamente, ma ok. Qui abbiamo Unbroken di Demi Lovato. Qui abbiamo Demi Lovato. Poi abbiamo, beh, basta dire abbiamo perché poi abbiamo, poi sono miei, abbiamo chi abbiamo, vabbè. Edith Piaf, La Vie en Rose, Hymne à l'amour, Milord, Pardon, Pardon. Ed è semplicemente così. E qui ne ho due, sono, come ti chiami? Ella Fitzgerald. Sì, Ella Fitzgerald. Scusate, ma non so come si chiama questo, vabbè. Ella Fitzgerald e Louis Armstrong. Ellen Lewis Again. E Ella Fitzgerald Sings the Cole Porter Songbook. E La Fitzgerald Sings the Conflict Porter Songbook, che è lo stesso, ma è la prima parte, l'altra la seconda parte. E l'oddio, un'altra vita. Sa cantare così bene, gli hanno scritto queste canzoni disgustose, scusatemi, ma mio parere. Emily Osment, Fight or Flight. No, lo dico perché in italiano capisco, in inglese non capisco tutto, quindi non posso dire, cioè, anche se sono cantate le canzoni, magari mi piacciono. Miss Etta James, 22 Rare Songs from the Early Singer. In Etta James, The Second Time Around. E poi ho questo che è At Last. E questo che non so come si chiama. Scusate, ma se non c'è scritto. E questa è Etta James Sings for Lovers. Tipo anche questi di Etta James non hanno l'aglio. Mangio troppa cioccolata di Giorgia. Oro nero di Giorgia. Non vi dico anche l'anno perché sennò stiamo qui una vita. Jennifer Lopez, J-Lo. Faccio vedere anche il CD perché alcuni, cioè, hanno delle belle immagini. Jess Glynn, We're Allowed. Non so come si chiami sto CD, comunque lei. Perché non c'è scritto. Jessie J, Sweet Talker. La mia adorata Katy Perry con One of the Boys. Katy Perry, The Conflict from Confection, Teenage Dream. Questo è il mio preferito di Katy Perry. E Katy Perry Prisma. Non ho l'ultimo perché non mi ispira tanto. Però vabbè, prima o poi lo comprerò perché, come vi ho detto, ne voglio tutti. Poi ho Kylie Minogue, ho solo questo qui purtroppo che è The Best of Kylie Minogue. Però secondo me è una bellissima copertina e alcune delle sue più famose di cui non sono scritte qui, quindi vabbè. L'acquisto più brutto che abbia mai fatto, Lady Gaga Art Pop, ma per favore non compratelo. Però Lorde, pure Eroin, anche se a me viene da dire Lorde, lo so, non
Non è molto carino, lorda, come se fosse lorda, sta tizia, però vabbè. For Harry. Vabbè, poi passiamo a Madonna, che ne ho tanti. Madonna, Like a Virgin. Ovviamente questi qua sono quelli rimasterizzati, perché come sapete all'inizio erano usciti in CD, in vinile e in cassetta. Poi Madonna, True Blue. Poi mi sembra che anche questo sia rimasterizzato, questo forse no. No, questo forse è uscito anche in CD 1989, non lo so. Madonna, Like a Prayer, perché vedete che era già un CD normale. Poi Madonna Erotica. Madonna, questo è la mia copertina preferita, che è Madonna Bedtime Stories. Tra tutte le copertine di Madonna, questa è la mia copertina preferita. Boh, la trovo molto elegante questa foto, non so cosa dirvi. Poi, questo invece è il primo CD con cui ho iniziato ad ascoltare Madonna, Hard Candy. Come potete vedere, io ho due Hard Candy, perché uno, ho comprato il CD prima, poi ho comprato il vinile e dentro al vinile c'era un altro CD, quindi ho due Hard Candy, ma li tengo assolutamente tutte e due per collezionismo. Poi ho, anzi, cioè questa qui ovviamente è collezione privata, cioè non potrei mai rivendere questi, ovviamente, cioè nel senso non ci guadagnerei niente a venderli. È sempre Madonna Rebel Heart, la mia versione è quella semplice, che mi piace di più la copertina rispetto a quella con qualche traccia in più. Poi ho l'unico EP di tutta la mia collezione che ho, è Meghan Trainor Retitle, perché questo appunto, vedete, quello con questa copertina è l'EP, ovvero che ha quattro canzoni. Poi c'è il CD, che li ha tutte, che non dovrò di comprare. Però veramente, cioè, vorrei recuperarne un bel po' di CD, cioè mi piacerebbe avere proprio, cioè, anche cantanti che non ho. Vabbè, poi ho Cry Baby di Melanie Martinez. Aspettate che sono caduti. La mia mitica adorata Miley Cyrus. Miley Cyrus Break Out. Miley Cyrus The Time of Her Leaves. E Miley Cyrus Can Be Tame. Questo è il CD da cui io ho iniziato a collezionare, non ad avere, non è stato il mio primo CD in assoluto, ma a collezionare CD è stato proprio questo. Il CD da cui io ho iniziato a voler collezionare CD. È stato questo qua. E insieme a questo avevo comprato tipo il porta CD, mi sembra, proprio insieme a questo. E poi c'è sta questo e quello di Emily Osment, come vi ho fatto vedere prima. Comunque, Miley Cyrus Can Be Tame, l'ho già fatto vedere, sì. Di Miley Cyrus mi mancano gli altri, giustamente. Se non ce l'ho, ovviamente non posso farveli vedere. Vabbè, ma no, ripartiamo anche se in casa. Nel Furtado Mi Plan, bellissimo, adoro. Di Nel Furtado ho solo questo ed è il suo unico in spagnolo. Mi dispiace per questo, molto per questo motivo qui. Il suo unico in spagnolo, ma è un CD fantastico. Poi ho Frasi e Fumo, tra di noi, di Lazzilli. Poi ho questo, è The Red, del gruppo K-pop Red Velvet, ed è l'unico CD K-pop che ho. Ah, di questo ho tenuto tutto invece, cioè tutto il box l'ho tenuto, però l'ho messo qui perché se voglio ascoltarli ce li ho tutti qua. Quando ricompreremo lo stereo in macchina, perché non so se ve l'ho detto, è partito il CD dello stereo in macchina, cosa che capita. Quando prenderemo lo stereo, prendo questa bella cassettina e in macchina scelgo quali mi voglio ascoltare. Comunque è The Red, delle Red Velvet. Il CD è rosso con qua scritto Red Velvet in Hangul, quindi se lo sapete, sapete leggere l'Hangul, c'è scritto Red Velvet. Poi, mitica, Rihanna, A Girl Like Me, che è il secondo, mi stavo confondendo che fosse il primo, invece è il secondo CD che ha fatto. E Talk That Talk, sempre di Rihanna.
Selena Gomez purtroppo solo Stars Dance. Shakira Laundry Service. È stranissimo. Immagino che c'è tipo un cervello qui, un mantano, un cioccolatino, un dizionario d'inglese. Sì, perché non lo sapete, ma Shakira in realtà canta in spagnolo, cioè per chi non lo sapesse, che si stupisce quando fa uscire i CD in spagnolo, lei è colombiana, cioè sai com'è. Shakira è ora Fixation. Infatti di Shakira vorrei prendere il suo primo Pies Descalzo. Pies Descalzo. Sì, una roba del genere. Non sapete, magari sto dicendo cavolate allucinanti. Poi ho Shakira Sale Soul. Invece questa è la mia copertina preferita di Shakira. E Sanity Great, oh, Greatest Hits. L'inglese mi fa impappinare la lingua in una maniera allucinante. Taylor Swift con Speak Now. Parla adesso. Infatti non piace Taylor Swift. Io ho solo questo, ma gli altri vuole comprarli. E poi abbiamo The Ultimate Collection di Whitney Houston. Cioè vabbè, che le interviste che gli hanno fatte. Cioè che praticamente ha buttato tutti i soldi in droga, ha lasciato dei debiti allucinanti alla figlia, pure la figlia ma lasciamo perdere. Allucinante. Cioè si sa che gli artisti sono tutti un po' fuori e questo ci sta, è normale ed è giusto che si, cioè giusto, vabbè, diciamo che va bene, però che vi fate dei debiti per delle cose che vi fanno male al cervello non va mica tanto bene. A parte questo, lasciamo perdere. E Disney Soundtracks Collection. Queste sono appunto le canzoni più conosciute della Disney, Cenerentola, il bel mondo dei ceci. Poi qua abbiamo tutta la colonna sonora, sonoro, ce la posso fare, tutta la colonna sonora della Sirenetta, bellissima. Poi qui c'è la colonna sonora di Rapunzel in Freccia della Torre. Mi piace tantissimo il CD perché è, questa qui è proprio una mia tonalità di viola preferita, proprio questa qui. Almost Alice. Il mondo di Patty, la storia più bella, seconda stagione. La vita è una festa. Carinissimo sto film. Okay. Poi ho questi qua che sono in cinese, mongolo, non lo so, una roba del genere. Comunque c'è il CD A, il CD B, qua ho il CD C, qua c'è la di quelle solo che suonano, e qua ho la B e la C. Come sapete, quando si arriva a questo è perché sono gli ultimi. Rimettiamo. Ah, e queste sono le bustine, come potete vedere, che ho ancora vuote. Ne ho proprio un bel po'. Guardate qualcosa. Ne ho ancora un bel po'. Mettiamo dentro il ferma libri nel modo che stanno fermi. Ok, e questi sono tutti i CD che posseggo, che vi ho fatto vedere. Davanti c'è Adele, perché d'altronde non ho cantanti che si chiamano 1, 2, 3, e quindi c'è Adele, anche se poi veramente io 1, 2, 3 metterei dopo, quindi qui vediamo, ok, vedete, cioè, volendo si può portare dalla maniglia, ma io non è che mi fido molto. Comunque, questo qua, oh mio Dio, sono tutti i CD che ho fino al ad oggi, che è il 27 ottobre, e sì, ottobre, 27 febbraio 2019, okay. Questo è l'aggiornamento dei miei CD, che, se non, cioè, che ho guardato prima, che appunto anche la vecchia collezione dei miei CD era proprio a febbraio, e non ve l'ho detto, ma io il 2 febbraio ho compiuto qui su YouTube 6 anni, sì, sono già 6 anni che sono qua su YouTube. Sembra che ho iniziato a fare video, ma invece sono già passati 6 anni.
Comunque, spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, mi raccomando, iscrivetevi e commentate. Ciao.